Rieccoci in studio in diretta, parliamo di api, api avvelenate durante i fine settimana. La denuncia, l'allarme arriva da diversi apicoltori della Marca che lancia un appello non agli agricoltori stavolta ma ai cittadini. Sentite. Spesso e volentieri purtroppo abbiamo problemi legati ad avvelenamenti, non tanto durante la settimana quando l'agricoltore professionista fa i trattamenti su estensioni importanti, piuttosto tra il sabato e la domenica quando magari il lobbista fa il trattamento alla pianta da frutto che ha in casa, magari in fase di fioritura. Cittadini che nella stragrande maggioranza non si rendono conto dei danni che stanno facendo all'ambiente, perché è giusto difendere le proprie piante dagli insetti nocivi, ma di certo non dal lavoro prezioso delle api. E non si tratta di cancellare i trattamenti, sottolineano gli apicoltori, ma di istruire chi adopera insetticidi anticrittogamici sulla corretta proporzione delle dosi, sull'irroramento delle piante, ma soprattutto concordare con i territori date e orari dei trattamenti. Intanto la prima regola per non diventare killer delle api è questa. Assolutamente non fare trattamenti durante le fioriture e utilizzare prodotti comunque attenti. Troppe volte l'incompetenza crea danni non solo alle api ma anche a chi tratta le piante del giardino. Dosi massicce avvelenano il terreno sottostante con possibili conseguenze anche per molti giorni, sia, solo per fare un esempio, ad animali che calpestano l'erba che ai bambini che ci giocano sopra. Tra l'altro, sottolineano gli apicoltori, in commercio esistono prodotti meno conosciuti a basso impatto ambientale che facilmente possono essere consigliati dagli esperti. L'appello è quindi quello di informarsi bene prima di trattare, anche perché ci possono essere conseguenze, anche penali. I comuni, le amministrazioni pubbliche già hanno dei regolamenti di polizia rurale, il problema è che spesso e volentieri il singolo cittadino non li conosce. Andiamo a paese adesso che abbiamo argomento, parliamo di tre progetti di importante riqualificazione per il comune, saranno possibili con l'arrivo previsto di quasi 5 milioni di euro. Paese per la prima volta, un'occasione storica, riceverà con i fondi PNRR 4 milioni 800 euro, quindi siamo ben contenti perché sono stati accolti tre progetti di rigenerazione appunto urbana. Quasi 5 milioni per avviare una riqualificazione attesa da tempo, per Paese la scommessa è su tre fronti. 2 milioni e mezzo di ristrutturazione di Villa Olivotti, la villa che è decente nel centro della frazione di Porcellengo. Abbiamo la ristrutturazione del compendio di Villa La Quiete, quindi la sede municipale, con risistemazione di alcuni edifici, sentieri per persone con difficoltà motorie, ovviamente per disabili, quindi cercare di rendere accessibile la sede comunale a tutti. E qui prevediamo appunto ampliamenti degli uffici e una casa Pinarello che è antistante alla sede municipale, anche lì prevediamo appunto di ampliare gli uffici comunali perché comunque in questi anni sono bloccate le assunzioni, ora finalmente si sono sbloccate, ma vogliamo anche dare dei servizi in più. Una soddisfazione che nasce, sottolinea il sindaco, da un grande lavoro di progettazione. Il tempo in ogni caso è tiranno, bisogna muoversi con celerità. La gente dice sì, ma sono soldi che arrivano, sì, i soldi non arrivano dal cielo, bisogna avere la capacità di poterli intercettare, di essere pronti con progetti, con tempistiche e quindi per noi è un grande risultato che ci consente di riammodernizzare degli edifici importanti. Gli uffici stanno già lavorando perché l'appalto e i lavori devono essere affidati entro il 23 luglio del prossimo anno. Il tempo scorre. Il 22 viene destinato appunto alla progettazione e all'affidamento, all'indizione della gara d'appalto. Entro metà del prossimo anno ci saranno affidamenti di lavoro. Bisogna correre. Adesso parliamo della giornata conclusiva della tre giorni della adunata sezionale delle Penne Nere di Treviso. Oltre 1000 i partecipanti tra alpini e simpatizzanti per lo sfilamento svolto a Fontanelle. Fontanelle che tra l'altro ha festeggiato i 60 anni della fondazione del gruppo. È iniziata così questa mattina la sfilata degli alpini a Fontanelle. Lungo la Cadore Mare finalmente si sono ritrovati veci ma anche qualche boccia, ma soprattutto sono tornati a sfilare un po' più liberi dai limiti imposti dal Covid. Contrariamente alle previsioni, una splendida giornata primaverile ha fatto da cornice a questo ritorno di oltre 1000 partecipanti, con la fanfara congedati della Tridentina, la banda cittadina di Motta di Rivenza, ma soprattutto i labari delle sezioni, i gagliardetti dei gruppi, i gonfaloni dei comuni rappresentati dai
dei primi cittadini della zona e non solo. Oltre a Fontanelle, che ha ospitato la cerimonia, erano presenti i primi cittadini di Oderzo e Motta di Livenza, di Meduna, di Gorgo e di Porto Bufalè, ma anche di Preganziol, a testimoniare l'abbraccio di tutti i trevigiani per le penne nere. Applausi ma anche raccoglimento dopo l'alza bandiera con l'inno d'Italia, quando è stata depositata una corona d'alloro in onore ai caduti di tutte le guerre sulle note del piano. Una commemorazione che ha voluto simbolicamente unire tutti i caduti. Ricordo ai caduti di tutte le guerre, quindi anche ai caduti in questo momento. Assolutamente sì. La guerra porta soltanto disgrazia, tristezza e brutte cose. E il nostro ricordo vale anche per loro. A seguire lo sfilamento verso la messa al campo, con lo sguardo già verso gli altri appuntamenti tanto attesi dopo due anni di fermo forzato dal contagio. Questa è stata una prova generale. Rimini siamo carichi, lo aspettiamo da due anni e saremo in grande forza. Poi c'è il Triveneto ad Easiano. E adesso lo sport, il volley femminile, l'ennesima impresa dell'Imoco Conegliano. Le Pantere volano nuovamente in finale scudetto. E adesso sono sei finali scudetto, 4 consecutive. È l'ennesima impressionante prova di forza che proietta le Pantere verso l'atto conclusivo del campionato. Obiettivo mantenere sul petto il tricolore che a Conegliano è ormai di casa. A Scandicci si lotta e si suda per vincere, a testimonianza del fatto che ormai da anni nessuno stende tappeti rossi per l'Imoco. Ma dopo gli stessi anni le avversarie ancora non sono riuscite a prendere le misure di Paola Egonu, 36 punti stratosferici, e delle compagne. Gara 2 delle semifinali vede il primo set conquistato dalle padrone di casa, poi Conegliano mette il turbo sostenuto dalla tattica di coach Santarelli ed è valanga Imoco. Il 25-21 arriva con un errore di Scandicci ed è festa in campo per le Pantere, che ora tendono il nome delle avversarie per il tricolore, una tra Monza e Novara. Dopo la Coppa Italia, la marcia di avvicinamento al secondo trofeo prosegue, in vista poi della finale di Champions che suggellerebbe il Tris. Le cannibali non hanno smesso di avere fame. Servizio con il montaggio di Simone Merlo. Siamo in chiusura, però prima di salutarci parliamo di un evento che è tornato in presenza dopo due anni di fermo forzato dalla pandemia. A Cimadolmo si è festeggiato l'asparago del Piave, ma anche il gemellaggio con quello del Sile di Badoere e del Brenta di Bassano, una prelibatezza tutta veneta, con la novità, lo vedrete nelle immagini, dello spiedo di asparago, a cui dedichiamo quindi questa copertina finale del nostro telegiornale con le immagini che vedrete. Ci salutiamo, vi lascio poi anche al meteo. Grazie per averci seguito e arrivederci. Nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura.
Bentrovati al meteo. Festa della liberazione con tempo ancora una volta variabile sul nostro territorio. Vediamo dunque il dettaglio di lunedì 25 aprile. Sul Veneto sarà spiccatamente instabile. Al mattino sarà in prevalenza asciutto, con parentesi soleggiate anche ampie ovunque. Con il passare delle ore cielo via via più nuvoloso e saranno ancora possibili delle precipitazioni a carattere sparso e discontinuo, ma in esaurimento entro fine giornata. Temperature in lieve aumento, minime tra 7 e 10 gradi, massime invece comprese tra i 16 e i 20 gradi all'incirca. Vediamo ora la situazione del Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso inizialmente sarà più soleggiato, possibile poi qualche breve pioggia locale, specie tra pianura e prealpi. Temperature minime tra 9 e 11 gradi, massime sui 15-19 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà parzialmente soleggiato. Nelle ore più calde la probabilità di rovesci sarà in lieve aumento. Temperature minime intorno ai 6-9 gradi, massime sui 20-21 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato, a Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.